Sono informale di rappresentanti INAIL nell'ambito dell'esame della proposta di legge numero 1266 recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 e altre disposizioni concernente la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro nonché assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Avverto che, essendone stata fatta richiesta, l'udizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV ai sensi del parere della Giunta e del regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che la relazione non potrà avere una durata, potrà avere una durata di 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per le repliche. Nel ringraziare gli intervenuti per la loro disponibilità, segnalo che la delegazione è composta dal Presidente, dottor Franco Bettoni, dal dottor Giuseppe Lucibello, il Direttore Generale, e quindi cedo immediatamente la parola al Presidente Bettoni. Prego, Presidente, benvenuto in Commissione. Grazie, è un piacere essere qui dopo la prima riunione che ho fatto qui di insegnamento, essere qui a parlare di una tematica molto importante. Io farò ovviamente un cappello molto importante da un punto di vista istituzionale, politico, nel senso che in questo periodo il tema degli infortuni sul lavoro lo conosciamo tutti, lo vediamo tutti, lo sentiamo tutti ed è un tema che ci fa preoccupare e tutte le iniziative volte a migliorare in tema di salute e sicurezza e alcune tematiche del decreto 81 che dopo 10 anni merita alcune prese di considerazione, alcun restyling, mettendo al centro sempre l'impresa e il lavoratore. Se partiamo da lì, la proposta che in alcuni, è stata fatta un po' di tempo fa, in alcuni passaggi, ad esempio per quanto riguarda le tariffe, qualcosa si è già fatto per le tariffe per le aziende, ma ci sono alcuni spunti interessanti che insieme al direttore generale e al nostro dirigente centrale possiamo vedere di metterci a disposizione per dare anche quei suggerimenti molto importanti per andare a combattere gli incidenti sul lavoro, a promuovere una cultura che vada nella direzione diciamo di mettere qualcosa ancora di più sulle scuole, perché ritengo molto importante parlare di prevenzione nelle aziende, ma mettendo in inserimento anche del parlare nel mondo scolastico, che è molto importante, perché sono i due soggetti poi che andranno i lavoratori del futuro, coloro che dirigeranno le aziende, coloro che devono capire che sul lavoro ci si fa male. Per quello che ritengo importante e ci mettiamo a disposizione come istituto per tutte le notizie che possono servire, per tutti i nostri supporti che possiamo dare, ovviamente oltre ai suggerimenti e ai dati di fatto ad oggi da parte dell'istituto che pregherei il direttore di intervenire o il dottor Cariola di portare. Grazie. Prego, dottor Cariola. Ah, prego, mi scusi. Grazie. Prego. Sì, la proposta di legge è una proposta, diciamo, datata, però molto interessante perché sollecita l'attenzione su tutti i punti cruciali che poi hanno originato l'attivazione di un tavolo sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Un tavolo che ha visto impegnati sia la ministra Catalfo sia il ministro Speranza, che proprio era uno dei firmatari della proposta. Quindi è una sollecitazione di grandissimo rilievo. Noi oggi possiamo attualizzare i numeri sugli infortuni, abbiamo i dati di novembre 2019, la situazione è formalmente, almeno numericamente, migliorata rispetto ai dati rappresentati nella proposta di legge, nel senso che assistiamo oggi ad una leggera riduzione delle denunce di infortunio nel loro complesso, aumentano purtroppo le denunce per malattie professionali, diminuiscono i casi mortali, ma il dato non è rassicurante perché il numero, diciamo i 57 casi in più sono sostanzialmente, e i 48 casi in meno sono imputabili alla circostanza che nel 2018 il numero di infortuni mortali per effetto di incidenti plurimi era più o meno il doppio. Il doppio nel senso che nel 2018 l'incidente del Ponte Morandi, i due grandi incidenti in Puglia,
hanno sostanzialmente alterato i termini di confronto. Quindi i dati sono negativi, decisamente negativi, si consideri che un'analisi di medio periodo evidenzia, quindi 2014-2018, evidenzia un aumento delle denunce con esito mortale del 4,8%, e quindi ben venga l'attenzione del governo, ben venga il tavolo tecnico attivato che tocca il problema delle informazioni. INAIL dispone di un sistema di open data molto avanzato, e abbiamo invece un'impalcatura molto complessa che è quella del SINP, che oggettivamente registra delle difficoltà sul tavolo tecnico, però la proposta che noi potremmo avanzare è quella di ottenere la presidenza del tavolo tecnico per accelerare i lavori e nello stesso tempo partire con una integrazione per la quale è stata fornita la piena disponibilità dell'INPS dopo anni di richieste, su un'integrazione dei dati infortunistici INAIL con i dati sulla forza e sulle informazioni occupazionali in possesso dell'INPS. Già quello basterebbe per orientare in maniera efficace le politiche di prevenzione, di sorveglianza sanitaria e la vigilanza ispettiva. Alcuni aspetti della proposta di legge sono meno condivisibili, ad esempio già INAIL oggi svolge una funzione importantissima di sostegno, informazione, consulenza e supporto alle imprese, imprese artigiane, imprese agricole, in piccole e medie imprese. È imminente l'uscita di un bando che supera anche il principio del cofinanziamento di 3 milioni nei confronti delle associazioni datoriali, dei patronati, per aggredire in termini conoscitivi il sistema e soprattutto definire le migliori pratiche da esportare e poi riprodurre nel modo più efficace. La parte relativa al bonus malus, quindi al sistema tariffario, risulta superata dalle nuove tariffe approvate il 27 febbraio con i decreti interministeriali del 2019. Il sistema del bonus malus supera le problematiche segnalate dalla proposta di legge, nel senso che il parametro di riferimento non è più l'onere assicurativo per l'INAIL, bensì la gravità dell'infortunio. Anche lo sconto per prevenzione, in gergo il vecchio T24 che è diventato T23, registra dei notevoli miglioramenti. Certo, si dovrebbe trovare lo spazio per recuperare il taglio delle risorse INAIL sia per incentivi a fondo perduto alle imprese che investono in sicurezza, sia per il taglio sull'OT23. Nel corso del 2019 gli sforzi sul bilancio dell'Istituto hanno consentito di neutralizzare quasi interamente il taglio di 110 milioni che era stato richiesto dal Ministero dell'Economia per compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica dello sconto tariffario. Speriamo che ci sia la stessa attenzione per il 2020 e per il 2021. Per il resto noi siamo disponibili a trovare tutte gli accorgimenti contabili adeguati per compensare questi effetti. Ricordo, sempre dal punto di vista del sostegno alle imprese, che con il bando uscito a dicembre del 2019 gli incentivi a fondo perduto dell'INAIL per le imprese, incentivi a fondo perduto, contributi a fondo perduto, hanno raggiunto quasi la somma di 2 miliardi e mezzo, così come 2 miliardi e mezzo sono stati raggiunti per lo sconto per prevenzione. E vorrei ricordare che con questa voce sono stati anche finanziati per quasi 88 milioni gli interventi di ricostruzione delle imprese colpite dal sisma dell'Emilia, Lombardia e del Veneto di qualche anno addietro. 30 milioni sono stati assegnati, abbiamo chiesto la rendicontazione per il sisma del Lazio, Umbria e Marche e Abruzzo,
e 25 milioni con il decreto Genova per la ricostruzione in sicurezza delle, ovviamente, delle zone colpite dalla tragedia. Quindi si tratta di diciamo, sostegni importanti che vanno a sommarsi alle cifre, direi, di una certa significatività da me prima esposte e che evidenziano il ruolo dell'Istituto anche come soggetto che è sempre attento alle dinamiche della ripresa produttiva nelle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori dell'intero Paese. Circa gli altri aspetti, la vigilanza ispettiva, come è noto, è un problema perché va superato la contraddizione tra la dipendenza organica e la dipendenza funzionale del personale ispettivo, quindi è un problema che va affrontato, in quanto oggi il corpo ispettivo INAIL si è ridotto a meno di 300 unità, e quando si parla di potenziamento della forza in campo sulle tematiche della salute e sicurezza, duole ricordare che non è solo un problema di ispettorato del lavoro. INAIL ha perso 1.900 persone dal 2010 e siamo molto contenti della dichiarazione del ministro Catalfo di ieri, che proporrà nell'ambito del provvedimento di conversione del decreto proroga termini e quant'altro uno specifico emendamento di potenziamento dell'INAIL. Si tratta di una goccia, ma molto importante dal punto di vista del segnale, in quanto il personale medico langue. Abbiamo necessità di una figura professionale poco nota, sono i consulenti per l'accertamento del rischio e della prevenzione, che sono così importanti per dimensionare il rischio, definire le misure di sicurezza per le imprese e soprattutto vigilare su quella che è l'effettiva situazione di pericolosità delle lavorazioni. Saremo molto contenti se al termine dei lavori parlamentari l'INAIL ricevesse questo, direi, dovuto segnale, così come altre amministrazioni altrettanto bisognose hanno ottenuto sia con la legge di bilancio che con il decreto fiscale e ancor prima con il decreto salva imprese. Ho trascurato sicuramente qualcosa, se vuole integrare il dottor Cariola, salvo che il tempo non sia stato consumato. Domande? Prego, onorevole Epifani. Sì, intanto grazie. Proviamo a vedere un attimo il cuore dei problemi, così, perché poi sul resto credo che siamo d'accordo. Ora noi abbiamo, dal mio punto di vista, due cose che non funzionano proprio nella gestione della materia. La prima di queste è costituita dal sistema delle ispezioni. Cioè, io riflettendo un po' su tutto mi sto rendendo conto che proprio il punto più semplice è anche quello che funziona meno. Questo perché sostanzialmente si è troppo frantumato, diviso, come l'hai chiamato, funzionale, e in più con il titolo quinto, l'autonomia del... Io per la verità ricordo sempre tutti che al tempo del titolo quinto, io allora, da quello che facevo allora, dissi: ma guardate che la sicurezza del lavoro è complicata dividerla in 20 regioni. Cioè la sicurezza del lavoro è una. Da Aosta fino a Trapani, non 20, perché era evidente che anche fare legislazione concorrente poi avrebbe avuto una parte degli effetti. Poi con la regionalizzazione e territorializzazione della sanità è chiaro che... Quindi le ASL e i sistemi sanitari territoriali hanno le loro competenze e i loro ispettori. Dal punto di vista nazionale l'INPS ha nel suo campo, che non è lo stesso, ma che ha un rapporto, perché è abbastanza evidente che se c'è evasione contributiva e lavoro nero, io sarei autorizzato a pensare che anche sulla sicurezza del lavoro qualcosa non funziona.
c'è l'INAIL e c'è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E come mettiamo assieme questo? Specializziamo? Togliamo e concentriamo? Raccordiamo? E in capo a chi mettiamo la funzione di raccordo? Perché quando tu hai a che fare con le materie del titolo quinto, lì è un organo dello Stato. Cioè noi abbiamo a che fare con prerogative di rango alto. Chi può coordinare un rango così alto? Cioè io me lo chiedo, ne parlo ad alta voce. Io sono arrivato anche a immaginare, ma magari proviamo a immaginare che alla Presidenza del Consiglio apriamo un dipartimento in grado di coordinare l'indirizzo. Perché dico Presidenza del Consiglio? Perché un rango alto come quello delle regioni, ranghi alti come grandi istituti nazionali, richiedono un rango alto che forse un ministero da solo non ce la fa, perché poi il Ministero del Lavoro è una parte, il Ministero della Sanità è un'altra parte, il Ministero dell'Autonomia Regionale è ancora un'altra parte. Però io avverto, non so se è chiaro qual è, cioè se noi non abbiamo un forte principio di coordinamento nazionale, anche il problema di intervenire nel raccordo operativo e funzionale tra livelli territoriali e livelli nazionali, secondo me, crea problemi. Io lo vedo addirittura come il cuore del problema, se devo dirvi al termine delle riflessioni che ho fatto ascoltando le parti. Poi, naturalmente, ne consegue tutto il resto. Quando si va a fare un'ispezione, i criteri interpretativi dell'apparato normativo sono uguali per tutti? Io immagino gli ispettori dell'INAIL, sì, e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e quelli dell'INPS, e quelli delle ASL, abbiamo tutti lo stesso criterio interpretativo delle norme, oppure magari no? Voi vi rendete conto che... E poi l'altro problema è che viene a cascata, direttamente ne ha parlato il Presidente o il Direttore Generale, e banche dati, come dialogano, come si raccolgono. Ognuno è geloso del proprio, ma così facciamo fatica a far sistema, perché in realtà se voi ci pensate questo è un campo in cui noi dovremmo avere quasi tutto, perché tra quello che avete voi, quello che ha l'Ispettorato del Lavoro, quello che hanno le ASLA, quello che ha l'INPS, se ci fosse la possibilità di mettere in rete con un principio di coordinamento noi avremmo tutto, ma così non è, cioè noi non abbiamo un accesso di tutti verso tutti i dati e questo rappresenta un problema. Il SINT è stato detto, non funziona, anche con gli organi un po' complicati che sono stati messi a governare, e qui vedo il cuore del problema. Cioè, per essere onesto tra di noi, vedo più nella governance il cuore del problema. Poi certo, più formazione, più prevenzione, ma come dire, quelli sono compiti più ordinari. Se riusciamo a farli bene, secondo me possiamo avere risultati più efficaci. Poi, naturalmente, tra di noi, l'ultima cosa che dico, dobbiamo anche sapere una cosa, che dei circa 1.000 morti all'anno, adesso io mi riferisco alla morte perché è quello che colpisce di più, poi le malattie professionali sono più invisibili, ma sono altrettanto, sono più importanti. Dei 1.000 morti l'anno, la metà sono in itinere. Cioè, sono infortuni che mortali che le persone che vanno a lavorare hanno nel tragitto tra casa e lavoro. Su questo voi vi rendete conto come è complicato, perché lì dentro c'è di tutto, la viabilità, gli stili di guida, la stanchezza, i turni, l'organizzazione del lavoro. Però questo è un po' il quadro, perché se togliessimo gli itineri noi avremmo circa 500 morti per lavoro. Poi vi rendete conto che già, diciamo, se posso dire, un numero, come dire, più aggredibile, ecco. E quindi io direi che questa è un po' la fotografia, il nodo dei problemi che io vedo. Grazie onorevole Epifani. Prego onorevole Gribaudo. Grazie Presidente, grazie al Presidente dell'INAIL e ai collaboratori ovviamente. Intanto mentre noi parliamo vi è stato proprio nelle mie terre un altro incidente mortale sul lavoro, quindi tristemente, tragicamente ci ricorda come questo è un tema di profonda attualità.
ne stiamo parlando e riprendo in parte le considerazioni che venivano svolte dal collega Epifani, che naturalmente ha un'esperienza e una conoscenza della materia anche più approfondita della mia. Ma in effetti anche, come dire, avendo raccolto l'esperienza della scorsa legislatura, quello che mi sentirei di aggiungere alle considerazioni che condivido dell'onorevole Epifani è che non c'è dubbio che nella governance serva un intervento forte, aggiungo non a costo zero, che fu indubbiamente, se devo fare un'autocritica o una considerazione, peraltro segnalata dal Parlamento, ma spesso poi magari non raccolta dal governo, perché poi ci sono le varie amministrazioni e esigenze legittime degli istituti che tutti danno una collaborazione, ma è evidente, come ci veniva ricordato, per il mio approfondimento, che spesso e volentieri nella filiera del controllo in Italia esistono 8 controlli differenti e spesso e volentieri nessuno, non dico che parla con l'altro, ma comunque la relazione del coordinamento è sempre più complicata, e questo io penso che sia il più grande handicap che ci tiriamo avanti e che necessita di una seria e radicale passo in avanti e cambiamento. Rispetto a questo, infatti abbiamo avuto modo di interloquire con la ministra Catalfo nella scorsa audizione, e appunto sulla governance anche di un istituto unico, che io credo che poi invece un coordinamento sia necessario, ma che venga fatto e come venga fatto invece mi pare evidente che sia tutto da riscrivere. A proposito di questo, nella sua relazione io ho sentito e volevo chiederle su questo un chiarimento, ho colto che vi sia in questa fase una condivisione maggiore, io dico meno male, era ora e forse anche un po' tardiva, delle banche dati tra INAIL e IMSS. Su questo volevo chiederle maggiori chiarimenti, anche perché rispetto a questo tema c'è l'altro elemento, insomma, che manca, che è l'INL. E come effettivamente sta procedendo questa relazione complessa del coordinamento, perché guardi, e così le dico, io credo anche che ci sia, a proposito di coraggio, serva una svolta nella governance, a tal punto che ho sollecitato una riflessione la scorsa volta anche al Ministro, nella revisione di un CDA che sia diverso, cioè l'INAIL continua ad avere ovviamente il suo CDA, la sua funzione, così l'INPS, così l'INL vadano, un coordinamento che magari veda un elemento di novità, di coinvolgimento di figure altamente rilevanti, qualificate per esperienza professionale, per esperienza sul campo, magari grandi, come dire, professionalità riconosciute, che loro sì possono dare un input a un'attività ispettiva e di coordinamento che sia un po' più efficace, perché io credo che lì, al netto del fatto che condivido tutte le riflessioni che ho sentito dire, la ringrazio dal Presidente sul tema prevenzione, formazione, io dico cultura della sicurezza che deve essere effettivamente implementata, ma appunto su questi aspetti vorrei avere qualche chiarimento in più. Grazie a lei, onorevole Gribaudo. Aggiungo io, volevo fare una domanda io. Ho notato che avete detto che il corpo di ispettivo è in diminuzione. In diminuzione a causa del ruolo di esaurimento degli ispettori. È auspicabile secondo voi un'abrogazione del ruolo di esaurimento, nel senso di ricominciare a investire anche sugli ispettori per cercare di aumentare il corpo ispettivo? Grazie, prego. Inizio da quest'ultima domanda, che è quella che mi sollecita di più. Certamente sì, perché gli ispettori INAIL non servono solo a fare ispezioni, sono funzionali proprio ai processi lavorativi, al lavoro tariffario, agli accertamenti anche sulle prestazioni occorrenti in casi di infortuni, perché se è vero che al netto degli in itinere i morti sarebbero intorno a 500, è anche vero che stiamo parlando di 600.000 denunce di infortunio e di un numero enorme di malattie professionali, quindi comunque sia la rischiosità soprattutto per le nuove malattie oppure quelle vecchie a lunghissima latenza, cioè probabilmente noi dovremo affrontare per qualche anno, e noi già ci stiamo attrezzando con la ricerca, molto avanzata su quelli che sono i rischi delle nuove tecnologie. Noi dobbiamo essere pronti ad aggredire le nuove malattie professionali e i nuovi infortuni su tecniche, processi lavorativi che oggi vengono utilizzati ma che ancora non sono stati indagati in ordine anche a profili di pericolosità che potrebbero anche rivelarsi enormi.
Poi ecco, io dico sì alla riflessione sul ruolo esaurimento, bisogna scegliere o si va da una parte, ma se si va da una parte bisogna, lo diceva l'onorevole, trovare le risorse, perché un ispettorato vero con un organico unico e con regole unico costa, perché non lo si è fatto, perché si doveva proporre questa soluzione a costo zero in cui ognuno manteneva il proprio trattamento economico. Questo era il motivo. Questo era il motivo. Quindi se si va da una parte troviamo i soldi, o altrimenti ciascun istituto si amministra i propri e si determini un vero corpo di coordinamento, perché il coordinamento fino adesso non è stato fatto nel modo corretto, partendo dalla base di tutto, che è l'informazione condivisa. Non esiste una banca dati ispettiva. Il mio sorriso quando lei ha fatto questa domanda non era certo per mancarle di rispetto, è perché finalmente abbiamo colto dall'INPS un segnale di disponibilità a lavorare insieme. Quindi capisco che non era semplicemente una volontà di non fornire l'informazione. Per anni non abbiamo ottenuto nulla sulla banca dati Uniemens, c'erano anche problemi di complessa normativa sulla privacy, quindi bisognava definire, e lo stiamo facendo, c'è stata un'importante riunione la scorsa settimana, delle modalità per poter costruire insieme alla banca dati INAIL e insieme alle informazioni desumibili dalla nostra immensa banca dati, quelle cose che poi dovranno essere, quel panel di informazioni che dovranno essere forniti alla politica, questa politica così complessa fra Stato centrale e ovviamente le 20 regioni, in una sede che dovrebbe essere rivitalizzata. La commissione ex articolo 5 del decreto 81 si è riunita da poco, dopo circa 3 anni. Quindi questo, lo strumento c'è, magari uno strumento pletorico, facciamolo funzionare e magari diamogli con un supporto normativo questo pungolo, questo impulso, affinché si obblighi la commissione a proporre un piano di prevenzione e vigilanza condivisa, anche mettendo insieme le forze in campo, perché sommando le unità INPS, le unità INEL, le unità delle ASL, che magari sono poche, in un piano condiviso si evitano quelle possibili sovrapposizioni, a dire il vero ridotte negli ultimi anni, si lavori meglio e si affronti anche un altro problema. La formazione è un problema, perché la formazione oggi, per esempio, noi siamo i depositari anche di un finanziamento finanziamento statale, disponiamo di circa 27 milioni per la formazione. Noi sappiamo che questi 27 milioni vanno veramente nella direzione giusta, perché sappiamo a chi serve la formazione, qual è il contenuto formativo, quale qualità della formazione occorre. Non siamo certissimi che la macchina della formazione regionale sia parimenti efficace e parimenti finalizzata alle giuste esigenze dei lavoratori, e noi diciamo una cosa in più, andrebbero formati anche i datori di lavoro. Grazie. Vuole aggiungere qualcosa, dottor Cariola? No, perché il direttore è stato chiaro. La commissione che sta articolo 5, perché le regole da rispettare, le buone prassi eccetera, ormai è tutto scritto, non è che ci sono altre cose da dover inventare. La commissione che sta articolo 5 si sta riunendo e ovviamente proporrà quello che è un piano sulle linee di indirizzo su cui si dovrebbero svolgere le attività di prevenzione per coordinare l'attività. Io ho avuto l'occasione come INEL e quindi come funzione consultiva di partecipare in questi anni eccetera, però ai lavori della commissione. Il punto però è la governance, perché poi se le regioni non riusciamo a portarli sul tavolo e ad impegnarsi concretamente, perché le linee che vengono emanate dalla commissione poi vengono concretamente rispettate e ci sia un ritorno
ci sia un ritorno, perché rispetto al piano che è stato disegnato poi ci siano state le azioni concrete, vedere i risultati. Fino a quando non c'è questo, non c'è la possibilità concreta di fare un reale coordinamento. Se devo dire uno dei difetti su cui la Commissione prevista dall'articolo 5 non ha funzionato, è proprio questa difficoltà a poter portare a tavolo e a far ragionare le regioni su un impegno comune. Peraltro la situazione sulla salute e sicurezza in ambito regionale in Italia è a macchia di leopardo. Non tutte le situazioni sono omogenee, per cui ci sono regioni del nord che hanno sviluppato anche sistemi e sono andati avanti, e altri cui i servizi in realtà stendono ad operare o ad essere efficaci sul territorio. Quindi c'è un problema di un raccordo, di un raccordo dell'attività, e non so neanche se questa funzione, certamente l'istituto per una comunanza di interesse, perché ci occupiamo di rischi, di lavorazione, c'ha una sensibilità del tutto particolare su queste tematiche, probabilmente potrebbe anche aiutare di più su quelli che sono i fenomeni infortunistici, anche a proporre soluzioni. Ecco, però certamente l'istituto oggi non ha questo ruolo da poter, ha una funzione consultiva all'interno di una commissione. Forniamo tutte quante le informazioni, ma poi ripeto, riuscire a riportare in maniera forte, ad avere, perché l'impulso che parte dal centro possa poi essere recepito, deve passare attraverso la commissione, quindi con tutta una serie di difficoltà che questo comporta. Posso chiedere una proposta? Siamo disponibili a farci carico di una piattaforma unica in cui confluiscano tutte le informazioni del mondo del lavoro. Una piattaforma in cui, non col modello SIMP, perché il modello SIMP secondo me andrebbe sottoposto a una riflessione ampia, una piattaforma agile con le più moderne tecniche digitali che possa facilitare una scelta così complessa. Grazie mille, grazie Presidente, grazie a voi per il contributo importante. Ah, prego, prego. E a funzionare da supporto per quelle regioni che stanno in arretrato. Faccio un esempio, le notifiche dei cantieri, che è un tema delicatissimo, perché le cadute sono uno degli elementi, eccetera. Ci sono regioni che si sono fatti gli applicativi loro, ci sono regioni che non hanno neanche un applicativo informatico per la gestione. Ecco, fino a quando non c'è una struttura nazionale che possa costituire da supporto, da coordinamento per queste politiche, diventa difficile pure gestire le informazioni. Quindi si possono, certamente il disegno di legge, la proposta di legge offre lo spunto per un ragionamento molto più ampio che possa, diciamo così, portare a dei risultati più efficaci, perché le cose ormai, le regole ci sono, le norme ce ne sono anche a sufficienza. Bisogna aiutare le aziende a che i dispositivi di protezione, gli accorgimenti vengano adottati, anche con aiuti, con finanziamenti. Certo, non basta l'aiuto per prevenzione, lo sconto per prevenzione. Forse, come diceva il direttore, bisognava non intervenire sugli incentivi ISI, sui finanziamenti che vengono dati a fondo perduto a volte per la ristrutturazione, per... Invece oggi noi tuttora abbiamo una legge di bilancio con delle disposizioni che ci limitano questi investimenti. Noi sul bando ISI ogni anno riusciamo ad accontentare sì e no 4.000 imprese, ma ce ne sono più di altre 20.000 richieste che non riusciamo a portare avanti. Quindi c'è anche una domanda che rimane oggi non soddisfatta, e a fronte di questo fare un taglio è una cosa un po', diciamo così, controtendenza rispetto. Grazie mille, buon lavoro, grazie per il supporto e per le informazioni tecniche che avete fornito alla Commissione. Buon lavoro.
Buon pomeriggio a tutti. La Commissione oggi è convocata per lo svolgimento di un'audizione informale dei rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nell'ambito dell'esame della proposta di legge 1266 Speranza, recante modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Avverto che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV ai sensi del parere della Giunta del Regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendo obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che la relazione potrà avere una durata di circa 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per le repliche. Nel ringraziare gli intervenuti per la loro disponibilità, segnalo che la delegazione è composta dal dottor Leonardo Alestra, direttore dell'INL, e dal dottor Danilo Papa, direttore centrale di vigilanza affari legali e contenzioso. Cedo quindi la parola al dottor Leonardo Alestra. Prego. Intanto buonasera a tutti. Noi abbiamo già rassegnato sostanzialmente le nostre considerazioni in maniera sintetica nella nota che abbiamo fatto pervenire. Quindi, per quanto mi riguarda, salvo gli approfondimenti che poi si potranno operare, non posso che confermarne il contenuto, partendo però da una premessa. La materia va un attimino inquadrata. Innanzitutto partendo dall'assunto che per noi è fondamentale, che il lavoro sicuro è sinonimo di lavoro legale o lavoro pulito. Diciamo che il lavoro sicuro è una parte del lavoro legale o lavoro pulito, e quindi come tale questo aspetto non può essere scisso dalla vigilanza sulla legalità in senso lato, e quindi dagli aspetti prettamente lavoristici e financo previdenziali. Non è che sia un'isola a parte. In secondo luogo, cercando di mettere a fuoco meglio quali sono gli attori del sistema incentrato sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, come disegnato dal DLGS 81, e che sono fondamentalmente poi tre: il Sistema Sanitario Nazionale con le ASL, attraverso le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro. L'Ispettorato del Lavoro che ha una competenza non marginale ma comunque settoriale, perché la gran parte delle attività poi ricade nella competenza degli altri due attori principali. All'Ispettorato compete una fetta comunque significativa, che è quella dell'edilizia, giusto? E alcune altre fasce, diciamo così, meno rilevanti: radiazioni ionizzanti, le camere iperbariche, ecco, situazioni molto 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 tecniche, molto molto tecniche. In questo contesto che ho designato, in questo quadro che ho disegnato, l'INAIL ha una funzione non prettamente ispettiva. L'INAIL è un ente che ci siamo appena salutati molto cordialmente con Peppe Lucibello, svolge una funzione nobilissima, importantissima, rilevantissima, però non svolge attività di vigilanza sul problema della sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro. È un ente assicurativo, che quindi valuta e attribuisce un rischio e poi vigila sul fatto che il rischio attribuito a quell'attività corrisponda a quello effettivo, ma non si occupa di verifiche sugli aspetti tecnici della sicurezza dei luoghi di lavoro e salubrità, così come disegnati dal DLGS 81. Fatta questa non brevissima premessa, ma essenziale per contestualizzare la materia, ribadisco quello che abbiamo già scritto, cioè abbiamo qualche perplessità riguardo a questo disegno di legge, intanto nella sua proprio intitolazione, no? Perché si parla di modifica al decreto legislativo 81 per l'appunto, nonché ad altre disposizioni. In realtà poi le disposizioni toccate non è, se non marginalmente, l'81, ma sono proprio il 149/2015 istitutivo dell'INL e prima ancora di esso il 124 del 2004, con il quale è stata disciplinata addirittura nel 2004 l'intera attività ispettiva in materia lavoristica e quant'altro.
Poi andando a ben vedere poi in sostanza, vado in estrema sintesi, poi approfondiamo, il combinato disposto di queste norme che cosa fa? Praticamente trasla la funzione di carattere prevenzione, promozionale, consulenza da una competenza che è incardinata sull'ispettorato, che già era incardinata sul Ministero, poi traslata, no? all'ispettorato, perché la direzione centrale di vigilanza, che è brillantemente diretta dal dottor Papa, non è altro che l'epigono, no? La nuova creatura della direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero, alla quale competeva anche questa funzione. Quindi trasla tutte le competenze in materia di consulenza, prevenzione e promozione, trasla dall'ispettorato all'INAIL. E per di più, inserendo tra i compiti, andando a interpolare appunto l'articolo 2 del DLGS 149, e andando ad aggiungere, specificandolo più che altro, tra i compiti istituzionali dell'INL, quello di, leggo il testo, articolo 2, eccolo qui, quello di indagare sulla dinamica degli infortuni e sui tipologie dell'esposizione al rischio, eccetera, eccetera, eccetera. Laddove il 149 non esplicita materie specifiche, nel 149 volutamente non si sono indicati gli obiettivi, le finalità operative dell'INL, non si è parlato di lavoro nero, non si è parlato di caporalato, non si è parlato di intermediazioni illecite, proprio a ragione del fatto che l'attività di vigilanza ispettiva deve essere molto, molto flessibile, deve essere di volta in volta manipolata in aderenza, indirizzata in aderenza a quelle che sono le emergenze delle minacce nel mondo del lavoro. E, ripeto, francamente questi due aspetti ci lasciano perplessi, fermo restando che quando mettiamo poi in sistema la modifica che viene proposta all'articolo 1 del DLGS 149/2015, laddove si statuisce che le attività di prevenzione e consulenza rientrano nella competenza dell'INAIL, come ho già detto, e l'articolo 8, laddove poi questo concetto viene esplicitato non soltanto in relazione alle materie che hanno attinenza con la sicurezza, la sicurezza dei lavori, ma anche su questioni di ordine generale che riguardano la disciplina della lavoristica, francamente mi sembra un po', anche perché, e torno alla premessa, mentre gli ispettori a lavoro, nella loro accezione sia tecnica che ordinaria, praticano materialmente sul campo discipline tecniche che regolano questi aspetti, non mi risulta, almeno pur avendo, ripeto, ribadendo il massimo rispetto, la massima considerazione per il nobile lavoro che si svolgono, ma non hanno una competenza specifica a valutare, indagare e quindi anche a ispezionare i profili tecnico-normativi, tanto in materia lavoristica, ripeto, quanto in materia di sicurezza. Quindi a nostro avviso, fondamentalmente, non potendo assolutamente negare la considerazione che la sicurezza sui luoghi di lavoro la si persegue, la si realizza non soltanto, ho terminato, non soltanto attraverso un'attività di vigilanza o di repressione, ma soprattutto attraverso un'attività di informazione, di prevenzione, di consulenza, è certamente vero, ma lasciamola fare a chi l'ha sempre fatta e a chi ha gli strumenti tecnici per poterla fare, a ragion veduta. Grazie. Grazie. Vuole aggiungere qualcosa? Solo un dato. Prego, prego. Buonasera, onorevoli. Allora, noi oggi, nel corso degli anni, abbiamo dato applicazione all'articolo 8 che si vuole riformulare all'interno di questo testo di legge, facendo come ispettorato oggi e come direzione attività ispettiva del Ministero del Lavoro fino al 2016, a circa 400 incontri l'anno sul territorio.
Questi incontri di cosa hanno parlato? Hanno parlato di caporalato, hanno parlato di salute e sicurezza, hanno parlato di intermediazione illecita, hanno parlato di tipologie contrattuali, perché come sapete anche l'utilizzo di nuove tipologie contrattuali che si sono succedute nel corso degli anni hanno richiesto un'ampia attività divulgativa, perché non è sempre semplice. Secondo la riformulazione di oggi, veramente su questo è l'elemento di riflessione, si toglie questa competenza all'ispettorato che ha fatto questa attività per darla al personale amministrativo dell'INAIL, perché oggi al personale all'INAIL è precluso assumere ispettori del lavoro, che non hanno mai svolto e non hanno mai conosciuto, con tutto rispetto, queste materie. Quindi anziché implementare, integrare, efficientare questa attività divulgativa, credo che si rischierebbe di correre appunto il rischio di renderla meno efficace. Solo questo, grazie. Grazie, dottor Papa. C'è qualcuno che vuole intervenire? Niente. Grazie mille per il contributo, dichiaro chiusa l'audizione. Grazie mille, grazie a voi.